Terre, sapori e vini, amici cari, grandi sapori d'Italia, ancora un appuntamento, ancora un'avventura, ancora un viaggio. Michele Di Salvo al mio fianco, abbiamo raggiunto la provincia di Torino e siamo nel paese di Carignano, perché in concomitanza a questo nostro momento è in scena la sagra del Topinambur, o anche chiamato e conosciuto come rapa tedesca o carciofo di Gerusalemme. Però parliamo con gli esperti. Il topinambur, Michele, voi in cucina qui a Carignano lo usate? In Piemonte si chiama ciapinabò. Ciapinabò, ecco. Ed è bello che lo dica lui, perché in realtà lui è originario di un'altra regione. Della bella Campania. Della bella Irpinia. Irpinia. Però qui a Carignano da oltre 2 anni è a conduzione di questo ristorante, che è il Nuovo Canonico. Il Nuovo Canonico, sì. Dai Michele, ci sono 2 piatti con il topinambur. Abbiamo preparato una cappasanta lardellata con lardo di Moncaglieri, sì. E poi l'abbiamo adagiata su una crema di ciapinabò. Ah, ecco, non sono patate. No, ciapinabò. Fatto in purea. Fatto in purea e l'abbiamo adagiato questa cappasanta lardellata. Beh, devo dire, lardo, cappasanta e... passata un attimo, insomma, così. Poi l'abbiamo appena un filo d'olio taggiasco. Perciò abbiamo anche abbracciato la Liguria con l'olio taggiasco e questo è il primo piatto. Poi sempre con il topinambur, che cosa abbiamo qui? Il secondo piatto abbiamo un petto di faraona nostrana, qui sì, delle nostre, del Piemonte, con una purea di sedano rapa. Ah, buona! Sedano rapa e poi abbiamo fatto delle chips di ciapinabò e l'abbiamo adagiata sopra. Guarda che bello! Ecco, ma il topinambur voi qui al Nuovo Canonico lo usate solo quando c'è la sagra o tutto l'anno? Tutto l'anno non c'è, quindi c'è la varia stagione, da ottobre fino a febbraio-marzo. Autunno-inverno, diciamo. Autunno-inverno, fino a marzo, diciamo. Però febbraio, in quei mesi viene usato? In questi mesi lo usiamo. Che vino abbiniamo a 2 piatti come questo? Sono diversi. Qui noi abbiamo abbinato una Barbera, sì, una Barbera d'Asti. Tra l'altro vedo l'etichetta che sono dei cari amici, mi fa piacere, sì. E invece andrebbe bene anche con quello? No, forse? Potrebbe andare bene anche con quello, però possiamo abbinarci un'erbaluccia di Caluso. Bravo, è una grande idea. Terre, sapori e vini questa volta a Carignano per la sagra del topinambur, ma soprattutto per le ricette che Michele ci ha gentilmente preparato. Vi aspetto per i prossimi viaggi.